un teatro di vita, non è un teatro borghese. Il Globe, dove le opere di Shakespeare sono nate, era un posto come questo, in cui gli attori lavoravano a diretto contatto col pubblico, parlando di cose che il pubblico sentiva. Non esisteva separazione alcuna tra l'attore e lo spettatore. Gli spettatori premevano direttamente sul palco, ascoltando cose che li riguardavano nell'intimo. Quindi questa essenza, questo tratto molto elisabettiano del teatro, noi abbiamo voluto riproporlo, mutatis mutandis, nella nostra spiaggia. Quindi avremo dei problemi, non sentiremo, evocheremo Erode quando i bambini urleranno, si aprirà una doccia, ci sarà casino, ma volevamo comunque raccontare questa storia in questo modo così shakespeariano nell'essenza, un atto antiborghese profondamente elisabettiano. La storia che raccontiamo in apparenza la conosciamo tutti, profondamente cercheremo di scoprirne i significati. È una storia di guerra, prima che d'amore. Perché sempre in William Shakespeare, se c'è una cifra di questo suo teatro,